Ciao a tutti, ho fatto un video sui condensatori, sul calcolo della serie parallelo dei condensatori e giustamente a questo punto bisogna farlo anche per le resistenze e per le induttanze, per chiudere il cerchio. Oh, per fortuna, induttanze e resistenze si comportano alla stessa maniera. Quando stanno in serie si sommano, quando stanno in parallelo bisogna fare il calcoletto, insomma. E quindi posso fare con un unico video tutte e due, sia le induttanze che le resistenze. La regola, ripeto, è la stessa. In serie si comportano nella stessa maniera, in parallelo si comportano nella stessa maniera. E si comportano al contrario dei condensatori. Bene, cominciamo allora a considerare, adesso facciamo le resistenze e cominciamo col caso più semplice, ovvero con le resistenze in serie. Allora, qui possiamo già dire una cosa, facciamo un esempio più semplice con due resistenze. Bene, ok. Qui c'è una cosa da dire che quando sono in serie, sia le resistenze che le induttanze sono percorse dalla stessa corrente. Ok, I. Bene. E qui facciamo due belle induttanze. Allora, in questo caso, queste due resistenze, chiamiamole R1 e R2, possono essere sostituite da un'unica resistenza equivalente, R, mettiamoci qua, si vede? Sì, RE uguale a R1 più R2. Mentre invece per le induttanze, se questa è L1 e questa è L2, sempre percorsa dalla stessa corrente, la L equivalente, questo via, è uguale a L1 più L2. Semplice. Se per esempio nel caso delle resistenze sono due resistenze da 100 ohm, saranno questa 100, questa 100, saranno 100 più 100 uguale 200 ohm. Se sono due induttanze da 10 milliampere, saranno 10 più 10 uguale 20 milliampere. Molto semplice. Ora, straccetto, andiamo a fare il caso più difficile, che sarà simile ai condensatori in serie, la formula sarà praticamente la stessa. E così l'umidità fa pure più contrasto. Qui, i gessetti sono praticamente sassolini oramai. Ok, prendiamo verde piselli. Allora, mettiamo le resistenze in parallelo. Ok, prima non ho detto una cosa, se le resistenze sono 3, 4, 5, stessa cosa per le induttanze, si sommano semplicemente. Qui quando sono in parallelo, R1 ed R2, qui e qui c'è la stessa tensione per tutte e due, ma la corrente no, perché la corrente si divide una di qua e una di là. Se le resistenze sono diverse, le due correnti, I1 e i due sono diversi. Va bene? E questo può essere in caso pure reale, succede, insomma. Boh, allora, come si calcola? Quando sono solo due, c'è la formula RE è uguale a R1 per R2 diviso R1 più R2.
che non è né più né meno che un caso particolare della formula più generica, che è 1 su R che è uguale a 1 su R1 più 1 su R2 più via via, più resistenze ci stanno e più quella si allunga. Stesso resistenza sarà 1 su RE uguale a 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R3 via 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 fino alle n quante sono. Quando sono 2 si semplifica con questa. Se le due resistenze sono uguali, mettiamo a caso questa è da 100 ohm, la resistenza equivalente sarà 50 ohm, sarà la metà di una, ok? Bene. E questo è quello che riguarda le resistenze. Per le induttanze è la stessa identica formula. Torniamo qui, togliamo questo e qui pure andiamo a fare la modifica. E ci mettiamo L, che sta appunto in genere convenzionalmente per induttanza. Quindi qui facciamo le due belle bobine, L1, L2, e qui sarà LE equivalente, sarà L1 per L2 fratto L1 più L2. E nel caso più generico, LE è uguale, scusate, l'uguale già c'è. L1, L2, via 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 via. Che poi questo si potrebbe scrivere pure come LE è uguale a 1 fratto 1 su L1 più 1 su L2 più 1 su L3, eccetera, eccetera, secondo quante sono. Semplice. Così ho chiuso il cerchio. E stiamo a posto. Vi saluto. Vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!